Qua è il Vaticano che ha presentato la Declaratio di Benedetto XVI come una rinuncia al papato. Perciò la Declaratio è un documento rivolto a tutta la Chiesa. Perciò, con Munus e Ministerium, i fedeli possono imparare come funziona il papato in generale. No. Qua è la prima riga della Declaratio. Carissimi fratelli, vi ho convocati a questo concistoro. La Declaratio è un documento tecnico-giuridico rivolto esclusivamente ai cardinali, perché è costituito da grosse innovazioni sul papato rispetto al codice di diritto canonico. Innovazioni che Benedetto XVI ha applicato solo a se stesso e che si sono estinte alla sua morte. Perciò, dalla Declaratio si impara nulla sul papato in generale. Contraddizione. Ehi, scopriamone alcune. Luglio 2023. Mark Voice. Andiamo a indagare cos'è la Declaratio in generale. Benedetto XVI non ha scritto a tutta la Chiesa, fedeli, clero, religiosi. Tutti noi abbiamo pensato che la Declaratio fosse un documento rivolto anche ai fedeli. La colpa è del Vaticano. È sempre colpa del Vaticano, ma questa volta lo è realmente. Il Vaticano ha presentato la Declaratio come una rinuncia al papato. Perciò, poiché il Papa è il Papa di tutti, con la Declaratio si sarebbe rivolto a tutta la Chiesa. Perciò, e siamo al punto fondamentale, con Munus e con Ministerium avrebbe fatto una lezione per spiegare a tutti come funziona il papato. No? No, no. Ci siamo rimasti invischiati tutti in questa presentazione, anche quelli che non hanno creduto alla versione ufficiale della rinuncia. La Declaratio è un documento tecnico-giuridico rivolto solo ai cardinali, in quanto responsabili del diritto canonico, e anche responsabili della memoria e dell'esecuzione della volontà del Papa nel tempo. Andiamo a indagare cos'è la Declaratio in generale. La differenza tra Benedetto XVI e un Papa rinunciatario. Cos'è la Declaratio? Perché Benedetto XVI ha usato per la prima volta nella storia la parola ministerium per definire alcune attività del papato? Perché ha usato per la prima volta nella storia il concetto di rinuncia al ministerium? È utile guardare alla differenza tra Benedetto XVI e, per esempio, il famoso papa rinunciatario Celestino V. Innanzitutto, questi sono i quattro canoni del codice di diritto canonico del 1983 che spiegano come funziona il papato. Il 331, il 332, che regola anche la rinuncia all'ufficio, il 333 e il 334. Se volete sapere chi è e cosa fa il papa in generale, è tutto qui. Ed era tutto qui anche per Benedetto XVI, visto che ha dovuto fare la Declaratio. Ora, al tempo di Celestino V, non c'erano esattamente questi canoni, ma altri equivalenti a questi. Li mettiamo quassù in alto. Poi, nel caso di Celestino V, abbiamo il testo della rinuncia al munus ufficio. Secondo me, una rinuncia o estorta oppure modificata, perché parla male del popolo in cui risiedeva il papato. E questo significa cercarsi il linciaggio. Comunque,
Io, Papa Celestino V, spinto da legittime ragioni, per umiltà e debolezza del mio corpo e la malignità della plebe di Castelnuovo di Napoli, al fine di recuperare con la consolazione della vita di prima la tranquillità perduta, abbandono liberamente e spontaneamente il pontificato e rinuncio espressamente al trono, alla dignità, all'onere e all'onore che esso comporta, dando sin da questo momento al Sacro Collegio dei Cardinali la facoltà di scegliere e provvedere, secondo le leggi canoniche, di un pastore la Chiesa Universale. Quindi, in fondo, abbiamo il risultato finale. Celestino V è diventato ex Papa. Ora il caso di Benedetto XVI. Perché ha scritto la Declaratio? Cos'è la Declaratio? È un documento con valore esclusivamente personale. Vale solo per lui. Che Benedetto XVI ha innestato sui canoni del diritto canonico al loro stesso livello di importanza. Con cui ha introdotto nuovi argomenti giuridici sul proprio papato che gli permettono di ottenere il risultato finale indicato nell'ultimo paragrafo della Declaratio. Per quanto mi riguarda, anche in futuro vorrò servire di tutto cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio. Qual è questo risultato finale? Questo è, per esempio, un articolo di Zenit, un'agenzia di stampa internazionale, del 13 febbraio 2013, appena 2 giorni dopo la pronuncia della Declaratio, che parla di papato emerito. Zenit intitolava subito «Un papa emerito non può esistere». Ed intervista un professore con la sua opinione negativa sul papato emerito. Infatti, già il 12 febbraio 2013 circolava la voce del papato emerito. Ecco qui Pets Blog, un sito di animali domestici che si occupa di Benedetto XVI perché accarezzava i gatti. All'interno dell'articolo è scritto: si immagina il futuro e si pensa al prossimo Papa che dovrà governare con un Papa emerito alle spalle. Comunque, altro esempio, ancora appena il 13 febbraio, il quotidiano La Stampa intitolava «Adesso il Papa emerito imbarazza». L'articolo descrive diverse congetture sulla futura figura del Papa emerito. Quanto peserà nella vita della Chiesa l'inedita figura del Papa Emerito? Come si chiamerà il Papa Emerito? Nulla è deciso in proposito. Di certo non potrà continuare a usare il nome Benedetto XVI, legato a quel ministero di Vescovo di Roma che cesserà la sera del 28 febbraio. L'ex pontefice tornerà a chiamarsi soltanto Josef Ratzinger. E poi ancora, non Papa Emerito, ma più probabilmente Vescovo Emerito di Roma. Spiacente per voi, ma i vostri timori si sono realizzati, perché il 26 febbraio c'è stata la comunicazione ufficiale del Vaticano che Benedetto XVI sarebbe diventato effettivamente Papa Emerito o Romano Pontefice Emerito. Non sono riuscito a trovarla su Vatican.va né su Vatican News, però l'ho recuperata da chiesaepostconcilio.blogspot. Josef Ratzinger conserverà il nome papale anche dopo l'evento del prossimo 28 febbraio, quando lascerà il pontificato. Continuerà a chiamarsi Benedetto XVI e ci si rivolgerà a lui come a Sua Santità.
diventerà Papa Emerito o Romano Pontefice Emerito. Il portavoce vaticano, durante il briefing con i giornalisti, ha spiegato che Ratzinger continuerà a vestirsi di bianco, ma con la talare semplice, non con la pellegrina, quella specie di mantelletta delle talari vescovili. Comunque c'è anche un video di Euronews in cui ad un certo punto si vede la conferenza stampa vaticana ufficiale. Benedetto XVI conserverà il suo nome papale e potrà essere chiamato Papa Emerito o Romano Pontefice Emerito. Lo ha riferito il Vaticano mentre si avvicina alla fine del pontificato di Joseph Ratzinger. Resta l'appellativo di Sua Santità. L'anello del pescatore sarà distrutto, Ratzinger vestirà la talare semplice bianca e non indosserà più le scarpe rosse. Lasciando l'appartamento papale porterà con sé solo gli appunti di carattere personale. Un punto molto importante riguarda le scarpe, non porterà più quelle rosse con cui siete abituati a vederlo. Ha scelto di conservare quelle marroni che gli sono state donate durante un recente viaggio a León, in Messico. Ora è da considerare che il papato emerito non è stato voluto dai cardinali. Questi, l'11 febbraio 2013, appena un paio di ore dopo la pronuncia della declaratio, avevano dato Benedetto XVI per rinunciatario al papato, completamente, totalmente, e perciò avrebbero voluto che ritornasse vescovo Joseph Ratzinger. Vederselo in giro, ancora in abito bianco, col nome di Papa, per chissà quanti anni ancora, è stato qualcosa che non avevano né previsto né gradito. Per loro è stato un incubo. Il papato emerito è stato voluto da Benedetto XVI. Il papato emerito è il risultato della declaratio. Pertanto, ricapitolando il caso di Benedetto XVI, all'inizio abbiamo i quattro canoni del codice di diritto canonico che riguardano il Papa e che prevedono solo la rinuncia al munus ufficio. Poi, al loro stesso livello di importanza, abbiamo la prima parte della declaratio con la spiegazione del ministerium. Poi, scendendo, abbiamo la seconda parte della declaratio, con 1. La rinuncia al ministerium lavoro, come visto in dettaglio in questo video. E con, nell'ultimo paragrafo, 2. L'attività da papa dopo la rinuncia al ministerium. E infine abbiamo il risultato finale, Papa Emerito, ufficializzato già il 26 febbraio in Vaticano e dal Vaticano, 2 giorni prima dell'efficacia della declaratio. Riassumendo, che cos'è la declaratio? È un documento rivolto ai cardinali. Rivolta ai cardinali, sulla costituzione a livello personale del papato emerito. E probabilmente il titolo originale indicava proprio questo. Bum! Sì, il titolo declaratio non può essere stato quello scritto da Benedetto XVI per questo documento epocale. Chiusa parentesi. Infatti, questo documento tecnico-giuridico contiene tutti quegli argomenti giuridici assenti nei 4 canoni del Codice di diritto canonico, i quali permettono di suddividere le attività del Papa in 2 gruppi, di cui uno definito Ministerium Lavoro, e poi che permettono di rinunciare ad uno di essi, al punto il Ministerium Lavoro.
precisamente 1. Le due coppie di attività, opere e parole, e soffrendo e pregando, sono assenti nei quattro canoni sul Papa. 2. La parola ministerium, come definizione dell'attività del Papa con le opere e con le parole, è assente nei quattro canoni. 3. La rinuncia al ministerium è un concetto assente nei quattro canoni. Poi, è certamente vero che non ha introdotto o non ha potuto introdurre nella declarazio anche l'espressione Papa Emerito, che avrebbe chiarito tutto sin da subito. Tuttavia, già il giorno dopo la pronuncia della declarazio, su internet è rimasta traccia che un sito come Pets Blog, quindi un sito non addetto ai lavori, parlava già di Papa Emerito, una condizione papale storicamente nuova, il Papa a metà. Una comunicazione certamente inviata da Benedetto XVI, dato che i cardinali lo avevano dato pubblicamente per totalmente rinunciatario appena un paio di ore dopo la declarazio. Che cosa sarà mai la declarazio? Personale. Un punto molto importante riguarda le scarpe: non porterà più quelle rosse con cui siete abituati a vederlo. Ha scelto di conservare quelle marroni che gli sono state donate durante un recente viaggio a León, in Messico. Sì, perché quelle sarebbero state le ultime scarpe prima della morte imminente. Si tratta di una denigrazione. Una riduzione di Benedetto XVI a un vecchietto demente il cui unico interesse è il colore delle scarpe. Punti di carattere personale. Un punto molto importante riguarda le scarpe: non porterà più quelle rosse con cui siete abituati a vederlo. Ha scelto di conservare quelle marroni che gli sono state donate durante un recente viaggio a León, in Messico. Indagatori, nella prossima parte di questa indagine vedremo i due messaggi di Benedetto XVI con la frase «Ministerium a me affidato per mano dei cardinali il 19 aprile 2005». A presto, indagatori!